L'assassinio di Patrice Lumumba fu un complotto internazionale e un crimine efferato con conseguenze davvero drammatiche non soltanto per la Repubblica Democratica del Congo, ma per l'intero continente africano. La sua morte, infatti, mise fine al sogno di libertà che ha guidato molti dei padri delle indipendenze in Africa. 60 anni dopo, il suo spirito è sempre vivo, oggi più che mai, e il suo messaggio sempre di attualità e circola sempre di più tra la gente comune, in particolare in Congo, guida le azioni di molti gruppi di giovani della società civile. I politici invece, anche quelli che si dichiarano lumumbisti, fanno peggio di chi 60 anni fa ha ordito e partecipato al complotto e all'uccisione di Patrice Lumumba e si prostituiscono al migliore offerente. Non è proprio questa la visione che aveva Patrice Lumumba per il suo popolo, per il suo paese, per il nostro continente. Senza dignità non c'è libertà, senza giustizia non c'è dignità e senza indipendenza non ci sono uomini liberi, diceva Patrice Lumumba. Ecco, oggi in Congo muoiono milioni di persone a causa di questi politici corrotti, politici che si sono venduti l'anima al diavolo, che si prostituiscono al migliore offerente, politici senza dignità. Lumumba era un nazionalista convinto, nazionalismo non è una cosa brutta. Diventa una cosa molto brutta quando porta ad egoismi, quando porta a isolamento. Lumumba era nazionalista, pensava che il Congo se la potesse fare, ma pensava che se la potesse fare meglio insieme agli altri paesi africani. Pensava che il futuro dell'Africa fosse nella sua unità. Era un panafricanista convinto. Infatti diceva, l'Africa scriverà la propria storia e sarà a nord e a sud del Sahara, dico bene, a nord e a sud del Sahara, quindi tutta l'Africa, una storia di gloria e di dignità. Oggi il Congo è uno dei paesi che soffre di più in Africa. Ma non tutti i paesi africani sono nella situazione del Congo. Ci sono tanti paesi africani che stanno portando avanti una politica lungimirante, una politica anche che coinvolge il popolo tramite la democrazia, ma anche una politica che porta verso uno sviluppo sociale, una politica anche che rispetta l'ambiente. Ci sono paesi, pochi però, che stanno andando in questa direzione, paesi che stanno lottando per l'unità di questo continente. È notizia di 2 settimane fa che con l'inizio dell'anno è entrato in vigore un'area commerciale di libero scambio, l'area più importante, più imponente, 1 miliardo e 200 milioni di persone, di libero scambio, ed è l'area proprio sul continente africano, qualcosa che ci mancava da molto tempo, ed è, secondo me, qualcosa che va in quello spirito di Patrice Lumumba, è qualcosa che ci permetterà di arrivare piano piano, evitando gli errori che hanno fatto gli europei quando hanno creato l'Unione Europea. Questo modo di fare potrebbe portarci verso l'unità proprio dell'Africa. Quindi, come dicevo, è nato l'African Continental Free Trade Area. Ma non possiamo gridare alla vittoria, anche perché purtroppo sono ancora molte le persone, molti i dirigenti, soprattutto i cosiddetti dinosauri, i dittatori che non credono ancora nelle capacità dell'Africa e quindi chiedono ancora
aiuto e tanto aiuto alla comunità internazionale. Addirittura si aspettano che sia l'Europa, che siano le istituzioni finanziarie internazionali a finanziare, ecco, il funzionamento di questa area, di questa comunità di libero scambio. Questo è l'errore più grande che noi possiamo commettere oggi. Non si può creare un'entità economica e finanziaria di questa entità e sperare nell'aiuto finanziario da parte di chi ieri e ancora oggi continua a sfruttare questo continente. Significherebbe davvero di non avere imparato nulla in questi 60 anni. Ecco, un appello lo voglio fare ai tanti congolesi, ai tanti politici congolesi e non, che stanno per festeggiare il ritorno a casa di un dente o il dente di Patrice Lumumba dal Belgio. Ecco, i belgi che hanno avuto pietà di noi e decidono di rimandarci il dente di Patrice Lumumba. Ecco, oggi invece bisogna lavorare e lavorare tanto perché si arrivi a quella indipendenza vera di cui parlava Patrice Lumumba, senza la quale non abbiamo uomini e donne liberi, senza la quale non abbiamo dignità.